C'era già chi si chiedeva che senso avessero le restanti 16 giornate di campionato per l'Ascoli e i bianconeri hanno saputo dare la giusta risposta. Ma a Rozzi la nuova competitività della squadra e la verve dei suoi giovanissimi non basta per ritrovare serenità. Io mi rammarico solamente che questa decisione l'avrei dovuta prendere tanto tempo fa. Il momento che l'avevo presa, voi Rai, tutti i giornali, il pubblico, mi siete venuti contro, mi sono trovato solo e ho dovuto accettare una soluzione che io non credevo. Oggi abbiamo visto che c'è squadra, c'è grinta e c'è tecnica e c'è gioco. E basta. Dunque prendiamo. L'Ascoli è in cattive acque per colpa della Rai e dei giornalisti. E non è una novità. Veniamo alla partita. Un'Atalanta evanescente e distratta, forse anche presuntuosa, subito in difficoltà grazie a marcature attente ed indovinate. Minaudo pedala lontano dalla zona cruciale del gioco. Bianchesi e Caniglia hanno solo un paio di spunti e l'Ascoli, condotto da Troglio e dal suo manipolo di giovani, comincia a credere un po' più in se stesso. Portieri inoperosi o quasi nella prima frazione, così come nella seconda, ma l'Ascoli trova, dopo la stupenda punizione di Dainzara in apertura di riprese, lo spunto vincente. Angolo di Dainzara e testa di Aloisi dopo 10 minuti. I bianconeri perdono anche Bernardini, espulso per doppia ammonizione, ma quanta ingenuità. E Cacciatori dimostra sagacia. Mischia le carte, schiera Pierleoni libero, risponde all'ingresso di Piovanelli con l'inserimento di un altro difensore, Mancini, e manda Pisced sull'evanescente Bianchesi. L'Atalanta arranca, stringe l'Ascoli a metà campo, ma per Lorieri è il primo pomeriggio da disoccupato. La vittoria ci sta tutta, ma per sapere quanto servirà bisognerà attendere parecchio. Cacciatori e Giorgi sono realisti. Ma innanzitutto serve per noi stessi, per credere ancora di più per l'obiettivo finale, primo, oltre chiaramente per la classifica. E dobbiamo solo continuare così, domenica dopo domenica, proprio alla giornata, vivere la giornata, sfoderare tutto quello che abbiamo dentro, sotto tutti i profili, con molta, moltissima umiltà, una grossa soddisfazione, una gioia, tutte queste cose molto belle, ma insomma, abbiamo fatto proprio un passo piccolissimo. Se volevamo fare qualcosa di più e meglio, ma l'Ascoli oggi era in buona giornata e ha fatto una vittoria. Speriamo che sia... A prescindere dai meriti dell'Ascoli, mi è parsa un'Atalanta capace di molti errori, forse troppi. Sì, abbiamo giocato male. Oggi abbiamo giocato male e va accettato criticamente una giornata negativa. Il futuro speriamo di salvarci. Basta, solo questo. Oggi 2 punti, gli altri mi pare che marciano peggio di noi. Domenica faremo altri 2 punti e poi piano piano vedremo dove arriveremo.